Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Sì, oggi un intro un po' così, ragazzi, bentornati. Siamo tornati con Frostpunk 2 con il terzo episodio di questo gioco fantastico, ragazzi, che avevamo cominciato a spippolare. Stavamo andando avanti con la storia e quindi perché non continuare, andare avanti, ragazzi, che voglio anche io vedere come va a finire questo gioco. E so che anche alcuni di voi lo stanno apprezzando, soprattutto questo contenuto, questo gioco fantastico, questa serie. Quindi, raga, io come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione in su, tanto è gratuito, per supportare serie, il gioco e soprattutto me stesso, il canale in generale. Poi come sempre, raga, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché tanto non vi costa nulla. In descrizione tutti i link sono gratuiti, raga, mi raccomando, dateci un'occhiata. E quindi, come dicevo, ragazzi, perché non tornare con il terzo episodio di Frostpunk 2, dove, ragazzi, non è che ve lo devo dire io, ovviamente è un gioco che si presenta già da solo, un gioco che ha venduto già 350.000 copie in meno di 2 settimane che è uscito il gioco. Quindi, ragazzi, un gioco che comunque con questi numeri parla chiaro, no? Quindi anche i sviluppatori hanno proprio messo una ciliegina in più sulla torta, diciamo così. Quindi è un gioco, ragazzi, che insieme spero che voi vi stia appassionando anche alla storia, anche a delle scelte crudeli che purtroppo questo gioco ci mette come scelta ad affrontare. Man mano andremo avanti con il proseguo del gioco e quindi spero che anche voi vi stiate piacendo, ovviamente, anche Frostpunk 2. Ragazzi, detto questo, noi andiamo a continuare la nostra storia che siamo arrivati alla Nuova Londra e dovevamo raccogliere il carbone per accendere il generatore perché sta arrivando la tormenta, quindi dovevamo prendere le risorse per cominciare a fare gli obiettivi e comunque andare avanti nel nostro proseguo della storia. Ovviamente, ragazzi, una volta finita la storia, che ci vorrà ancora un po', faremo ovviamente la partita sandbox, faremo una nostra sfida, quindi saremo noi poi da solo, senza l'aiuto di del gioco e niente, vedremo poi come andrà a finire. Quindi detto questo andiamo a fare continua, quindi andiamo a vedere cosa dovevamo fare. Sì, allora io mi ricordo, dovevamo prendere il carbone, accumulare minerali, ragazzi, dovevamo accumulare minerali perché dovevamo... Ah no, mi sa che dovevamo prima spaccare il ghiaccio, mi sa, e poi mettere l'estrazione mineraria per fare il carbone. Andremo a vedere. Comunque, ragazzi, vi ripeto, un gioco che ha venduto già 350.000 copie in queste 2 settimane dall'uscita del gioco. Quindi, ragazzi, un gioco lo stanno continuando ad aggiornare, a migliorare, a fissare anche alcuni problemi. Quindi un gioco, ragazzi, che vale veramente la pena, ma soprattutto per le scelte, per le musiche che ci sono, ma tante determinate meccaniche all'interno del gioco. Ok, allora mettiamo un attimo pausa, capiamo un attimo che cosa dovevamo fare. Se no, allora ottieni carbone e ampila il riparo, spacca il ghiaccio soprattutto sul filone di carbone poco profondo. Allora, mi sa che il carbone poco profondo eccolo qua. Questo è, noi dobbiamo spaccare il ghiaccio, fine qua. Accende il generatore e costruisci nuovi distretti residenziali per risolvere la carenza di riparo. Sì, perché attualmente abbiamo 58 famiglie che non hanno riparo, quindi dovremmo costruire il riparo. Più dovremmo fare, poi vabbè, mo dovremmo prendere il carbone per poi accendere il generatore. Sono obiettivi primari che dobbiamo fare subito e quindi era un attimo per vedere cosa dovevamo fare, signori. Quindi questo, perché questa gente sta a morire di freddo qua. Poi ci fa delle scelte che a noi non ci piace, come l'altra volta, no? Allora, spacca il ghiaccio, facciamo spaccare a meno... Guarda, spacchiamo tutto intorno qua. Ok, raga, ma andiamo avanti. Attendiamo che spacca il ghiaccio. Questa è la nostra città, quindi questo generatore qui, come potete vedere, dobbiamo accendere il nostro generatore che attualmente è spento. Quindi ci servono risorse. Poi dobbiamo... scusa, possiamo andare un po' avanti, sinceramente? Ok, perfetto. Allora, mettiamo l'estrazione mineraria. Centri... distretti. Estrazione... mettiamo questa qua. Ma io la metterei pure qua. Facciamo 2? Vai, raga, facciamo 2. Almeno... mettiamo 2 estrazioni, almeno abbiamo più carbone, possiamo accendere il generatore, perché comunque le temperature... Allora, meno 20 gradi non è tanto per loro, meno 20 gradi è come se qua sono 20-21 gradi, no, non è, però comunque sono temperature un po' più abbordabili, quindi la gente non muore subito. Quindi, per quello che dicevo, dobbiamo comunque fare. Allora,
Qualche cosa perché c'è questo sta... Ah, arriva la stagione. Abbiamo anche la stagione più calda tra poco. Quindi si può fare, si può fare. Allora, poi cosa dovremmo fare qua? Allora, costruisci nuovi distretti residenziali. Allora, per i residenziali dobbiamo sempre spaccare il ghiaccio, però. Mi sa che dobbiamo spaccare il ghiaccio, perché non so se mi fa mettere... Vediamo un po'. Forse qua me li fa mettere. Proviamo a metterli qua. Ok, raga, facciamo anche la zona residenziale qui. Ci li fa mettere qui. Noi, dove ci fa locare, dove ci posiziona, dove ci posiziona. No, no, non siamo esigenti della cosa. Allora, andiamo un po' avanti. Vediamo un attimo il da farsi. Assertori. Il progresso porta nuova Londra alla gloria. Senza merito non sarebbe migliore della regione. Nasce l'ordine della regione, nasce il controllo. Fiducia, finanzia progetti, promuovi condanna addirittura, favori. Allora, questo è fazione, 950 membri. Questo ragazzi poi dobbiamo vedere anche queste, queste sono le scelte importanti, come vi dicevo. Il gioco ci metterà a fare delle scelte dove se sbagliamo la gente se ne va. Quindi dobbiamo pure vedere questo fatto qua. Allora, intanto questo l'abbiamo fatto. Quindi in teoria potremmo accendere il generatore. Vai, accendiamo il generatore, signori. Guarda come la città si scalda. Guarda i tubi, guarda, guarda. Attenzione, attenzione. Guarda, guarda, guarda la città come si scalda. Ah, guarda, guarda come si scalda, guarda come pompa il calore. Allora. Quindi mo ci abbiamo due, qua va bene. Poi dobbiamo fare, costruisci due distretti. Non penso che questo basti uno. Infatti ne dobbiamo fare un altro. Lo mettiamo sempre qua, no? Mettiamo vicino all'altro, meno più vicino, così c'hanno anche il calore, li mette più vicini i distretti, ragazzi, secondo me. Allora, vediamo un po' cosa ci vuole. Generatore si risveglia, è nato un bambino. Questa è una bella notizia, signori. Bella notizia, il popolo prospera, nascono, crescono. E basta. La gente si raccoglie intorno alla torre del generatore mentre esso si sveglia con un sussulto tonante torna a concedersi il suo calore. Questo è il calore della città, la nostra ultima linea di difesa contro il gelo, la nostra prima speranza per il futuro, qualsiasi futuro. Sovrintendente, c'è una coppia che dice che il loro primogenito, una figlia, è nata nel momento esatto in cui il generatore è tornato in vita. L'hanno chiamata Lily May, che chiedono che tu la benedica. Molto bene, Lily. Beneggiamo anche questa nuova figlia nata proprio nell'accensione del generatore. Quindi è un evento incredibile per la nostra città. Vabbè, ragazzi, anche questo, anche sono belle cose, no? Diciamo, allora. Adesso però io voglio vedere questa qua, poi... Progresso porta la nuova Londra alla gloria. Mobilità che... Finanze i progetti utili alla loro comunità, più numerosa popolazione e più buoni calori servono per finanziarli. Quanti buoni calori ci abbiamo noi? Bah, non lo so, raga, questo poi vedremo. Vedremo un attimo come funziona qui sotto. Intanto andiamo avanti a fare gli obiettivi primari che ci servono per mettere un attimo la popolazione in tranquillità. Priorità alla popolazione, signori. Popolazione alla priorità. Speriamo che torna una nuova fiducia, non faccia collare l'ultima volta. Questo dobbiamo vederla. Poi dobbiamo vedere pure dove spaccare il ghiaccio qua, vedere che ci sta qua. Foresta ghiacciata, materiali. Rovine abbandonate, qui ci va per fare. Dopo dobbiamo vedere un po' di spaccare il ghiaccio intorno anche qua per vedere cosa ci sta. Vena di ferro. Pure la vena di ferro ci potrebbe servire. Vecchia stazione secondaria. Terreno fertile. Dobbiamo vedere pure come siamo a cibo, signori. Mi sa che il cibo è un'altra cosa che dovremmo fare. Mo vediamo cosa ci fa fare il gioco. Andiamo avanti, perché dobbiamo seguire passo passo il gioco. Raschiare il fondo del barile. Ottimo lavoro, sovrintendente. Abbiamo ottenuto un nuovo giacimento di carbone che appartiene all'ultima vena di Nuova Londra. Sono rimasti altri giacimenti, ma non dureranno a lungo. Dovremmo migliorare i nostri metodi per ottimizzare l'estrazione per le varie comunità della città. Stanno proponendo diverse idee a riguardo. Dobbiamo decidere quali meritano di essere intraprese. E quindi mo qua succede cosa, ragazzi? Quello che dicevo qui. Mo dobbiamo finanziare
Quindi dobbiamo un attimo vedere cosa dicono e dobbiamo, questa è un'altra cosa che dobbiamo fare, però espandi il distretto residenziale, costruisci un distretto di ricerca. Allora, intanto dobbiamo distretto di ricerca, dove lo famo? Dove lo famo questa cosa di ricerca, scusami? Ma non me lo fa mettere il coso di ricerca? Sono essenziali, io potrei metterla anche qua. Ma non mi fa mettere... Dove lo metto io? In zaccoccia? Come lo metto il distretto di ricerca? Scusami. Ma non so come mettere il distretto di ricerca, scusatemi. Dobbiamo spaccare il ghiaccio, aspetta però, aspetta, fermi tutti. Spaccami il ghiaccio qua un attimo. Vai, spaccami un attimo il ghiaccio qua. Non so se dobbiamo espanderci, dobbiamo espandere un distretto residenziale. Si studia l'area per nuove miniere di carbone, costruisce edificio appena studiato presso... Sì, ma dobbiamo fare il call di ricerca perché dobbiamo studiare un nuovo metodo di estrazione. Però il cibo come siamo messi? Il cibo siamo messi male, io direi di andare pure a spaccare il ghiaccio. Dove è tipo qua, qua spacchiamo il ghiaccio, qua, qua ci facciamo terreno fertile. Almeno una cosa che pia il cibo dobbiamo farlo, secondo me. Se no andiamo nell'aceto balsamico qua. Allora, andiamo avanti. E poi raga dobbiamo vedere questo nel frattempo. E vabbè, finanzia. Quindi guardate, hanno... Vabbè, abbiamo finanziato questi, vediamo un po'. Attraverso il progetto conosce una nuova Londra prospererà. Raga, proviamo a finanziare questi tre progetti tutti e tre insieme. Vediamo, abbiamo fatto bene, non lo so, solo il tempo ce lo dirà. Solo il tempo ce lo dirà se abbiamo fatto bene a fare la scelta di sponsorizzare tutte e tre, cioè di dare fiducia a tutte e tre. Vediamo, ragazzi, se comunque una mano ci serve, no? Qualche parte. Allora, vediamo un po', se mo mi fa espandere il... no, ma non me lo fa espandere, però. Buoni calore, non abbiamo più buoni calore. E cazzo, non abbiamo più buoni calore. E come li prendi i buoni calore? Perché importante per... Ah, dalla popolazione li prendiamo i buoni calore. Niente, dobbiamo aspettare, andiamo avanti, allora dobbiamo aspettare un attimo per espanderci. Intanto possiamo... no, questo modo dobbiamo fare questo, quindi non possiamo fare niente. Il carbone qua ce l'abbiamo. Il cibo, i ripari ci stanno. Ok, quindi questo quando produciamo 133 che ha voglia qua di carbone. Ha voglia. E ora dobbiamo aspettare i fondi di calore che non possiamo. Questo costa 100 buoni calore, dobbiamo aspettare. Intanto ci siamo allargati. L'abbiamo allargato, penso che mo dopo qua ci fa mettere, perché vedi, espandi un distretto residenziale esistente e costruisci un istituto di ricerca. Quindi mo dobbiamo facendo qua, ci mettiamo l'istituto di ricerca dentro e cominciamo a fare le ricerche. Andiamo avanti. Buoni calore, dobbiamo un attimo aumentare. Non soddisfatti. Perché non soddisfatti, scusami? Che non soddisfatti? Cosa abbiamo che non sono soddisfatti? Scusa. Ok, abbiamo espanso un calore. Ora dobbiamo costruire un coso di ricerca. Ma dobbiamo aspettare. Ebe Brown 55, sergente istruttore. Sta ammirando il generatore. È un piacere riaverti con noi, vecchia ferraglia. Ci siamo spaventati a morte quando ti sei spento. Non sei solo una semplice fonte di calore, sai? Tu sei il simbolo di ciò che dovremmo incarnare, fermezza in irrugibilità assoluta. Spero che affronteremo il gelo con altrettanta audacia. Eh sì, vabbè, raga, quando tu pensa che questo è la loro...
l'unica fonte di difesa. Se si spegne questa, addio, cioè, capito? Quindi questo è il santo graal, come posso dire, il santo graal proprio. Cioè, guardate quanta cazzo è bella la città, ragazzi, però comunque. Guarda questo calore che va in tutte le direzioni. Allora, abbiamo 100, dobbiamo andare avanti, se no dobbiamo avere almeno 100 di cosa. Se persone si sono ammalate, dobbiamo un attimo vedere. Ok, abbiamo 100 cose. Ok, me lo fai mettere. Vai. Ok, ragazzi, stiamo costruendo il studio di ricerca. Dobbiamo ricercare per migliorare l'estrazione del carbone. Così estraiamo più fretta, possiamo alimentare più generatore, più calore e più quant'altro. Quindi mo' andiamo avanti a seguire le richieste proprio della città. E poi vediamo un attimo il da farsi. Perché io voglio anche vedere di spaccare il ghiaccio intorno qua, anche per mettere altre cose. Vediamo un attimo cosa succede. Però aspetta, il ghiaccio lo possiamo rompere comunque. Io qua lo andrei a rompere, sinceramente. Però non mi fa rompere qua, perché? Ah, qua sì, però. Cioè, non ci fa rompere qua, però qua sì. Ragazzi, spacchiamo il gelo. Intanto istituto di ricerca costruito. Perfetto, ragazzi, perfetto. Quindi, idee diverse. Comunità di Nuova Londra. Una piccola folla si raduna fuori dal nuovo istituto di ricerca e discute di come sfruttare le ultime vene di carbone. Gli assertori e i nuovi londinesi vogliono ricorrere all'estrazione con macchinari, mentre i demoghiacci, non so se si dice così, spero di sì, preferirebbero una soluzione più parsimoniosa. Non avrebbe mai mostrato un tale disaccordo sotto il comando del capitano. Devi scegliere a chi affidare la messa in pratica in questa idea. Quindi ci sono gli assertori e i nuovi londinesi che vogliono ricorrere all'estrazione con macchinari, mentre i domaghiacci preferiscono una soluzione mo dobbiamo decidere. Decidi dopo? No, decidi ora. Si aprirà un albero delle idee. Albero delle idee. Abbiamo bisogno di nuove idee per progredire. Tuttavia, le varie comunità possono proporre soluzioni diverse. Uno stesso problema e perseguiranno solo le soluzioni in linea con la propria visione del mondo. Scegli un'idea in certe comunità. Vabbè, vediamo un po'. Allora, miniera di carbone. Isolamento degli alloggi. Allora, carbone. Allora, i demoghiacci, maniera di policarbone, così di setta. Aumenta. Ma dobbiamo avere quello che ci viene comodo. Però aspetta, requisiti di forza lavoro 300. Questo ci però vedi, cala anche la produzione di. Allo sto punto facciamo questo. Come faccio per sbloccarlo? Ho capito, ma per sbloccarlo non puoi permetterti la ricerca addirittura. Ho capito, non posso fare la ricerca? Non puoi, non me la fa fare, perché? Perché non possiamo estrarre la. Perché non possiamo decidere a chi farla fare? Per costruire macchinari scadono e poi. Sì, ho capito. Ah, aspetta, non è che forse dobbiamo prima decidere? Aspetta. Demoghiacci, eccoli qua. Ah, perché dobbiamo raccogliere i fondi. Aspetta. Chiedi la comunità di nuovi londinesi della comunità della possibilità di prendere la città per. Che non lo so, ragazzi. Studia l'idea delle nuove miniere di carbone. Ho capito, ma non me lo fa studiare. Allora, qua abbiamo risorse. Vabbè, qua vedremo tutto, ragazzi. Si è sbloccato il mondo. Come potete vedere, si è sbloccato il mondo. Però, scusa, non mi fa fare la.
Capito, come faccio a farlo fare? Non puoi permetterti la ricerca. Che devo fare, scusami? Assertori, nuovi londinesi. Ma non è che dobbiamo. Ma non è che dobbiamo raccogliere i fondi? Secondo me dobbiamo raccogliere fondi, ragazzi. Costo di costruzione 300. Scusa. Scusa, ma non abbiamo forza lavoro. Scusatemi. No, ragazzi, un attimo capendo, un attimo. Ci vuole 400 di forza lavoro e noi non ce l'abbiamo. Prefabbricati, non ci abbiamo un cazzo. Ah, eccolo qua, no, adesso ce lo fa fare. In qualche modo ce l'ha fatto fare, ok. Allora, diamo ai nuovi londinesi costruzione di macchinari che ci dà più produzione. Quindi vai, studia l'idea. Studia l'idea a quello con i macchinari, ragazzi, secondo me conviene. Boh, forse dovevamo aspettare che fosse completato. Allora, perché ora ci serve più carbone? Perfetto, adesso questo abbiamo messo, centrale abbiamo messo, ok. Adesso costruisci l'edificio appena studiato presso il distretto di estrazione. Ok, vabbè, mo un attimo questo dobbiamo fare. Intanto ora lo spacchi ghiaccio. Ah, no, ah, non abbiamo più forza lavoro, perfetto. Siamo proprio messi bene. Vabbè, allora andiamo avanti. Andiamo avanti con la ricerca che sta venendo qua sotto. E niente, poi costruiamo quello che ci sblocca. Comunque siamo messi un po' male col generatore, eh. Stiamo perdendo un po'. Intanto la forza lavoro sta crescendo. Stagione più fredda. Ahia, è arrivata solo più fredda. Ok. Allora dobbiamo sovralimentare il generatore. Ok, allora raga, questo è quasi pronto. Ok, ma andiamo avanti. Qui abbiamo sovralimentato, almeno genera più calore. Miniera di carbone scoperta. Ok, quindi facciamo così. Estrazione. Tum. Ok, ragazzi, abbiamo aggiornato la centrale. Cos'è? Costruisci sede del consiglio. Vabbè, questo poi ce lo penso ce lo farà fare. Tanto abbiamo fatto questo, quindi ci permette questa cosa che abbiamo ricercato, ci permette di estrarre più carbone, quindi di alimentare più il generatore, raga, perché se no è un casino, eh. Ok, un luogo di riappropriazione. La nuova miniera ha allontanato la minaccia incombente dell'esaurimento di carbone per ora. Eppure le comunità rimangono divise. Il capitano indebolito mirava a fondare un consiglio per acquistarle, ma è morto prima di riuscirci. Tocca a te farlo, sto intendendo. La gente nuova di Londra vuole dire la sua al governo della città. E quindi adesso ci serve un consiglio. Quindi dobbiamo fare il consiglio. Quindi dobbiamo andare qua. Centrale, consiglio. Dove cazzo me lo fai mettere? Dobbiamo allargare qualche. Dobbiamo espandere un po'. Dobbiamo espandere un po' la città. Vediamo se lo fa piazzare qualche parte. Tanto il generatore sta fornendo calore. Noi estraiamo più carbone. Boh, questo nuovo macchinario di estrazione. Che ne abbiamo messe due, fa vedere. Abbiamo messo questo qua che abbiamo appena sviluppato. Quindi mo abbiamo due che fanno estrazione. Quindi andiamo più rapidi. E poi io vorrei mettere un'estrazione di materiali prefabbricati pure. Industria, estrazione, residenziale. No, industriale che cos'era? Requisiti. Estrazione di materiali. Questo fa i pre. Prefabbricato, quindi ci vuole questo qua. Però non ce lo fa mettere qua. Non so perché non mi fa spaccare il ghiaccio qua. Vabbè, comunque dopo vedremo perché. Vabbè, comunque. Si è allargato qua. Ma il consiglio. Ah, il consiglio va messo qua, ok. Va messo proprio in mezzo alla città. Ok, non lo sapevo che andava messo. Vabbè, abbiamo allargato qua, non fa niente, dai. Ok, usciamo il consiglio, ma andiamo avanti. Consiglio unisce la prima volta. Allora, prima sessione del consiglio città decide.
Nell'aria si percepisce un'attesa impaziente mentre il consiglio inizia. Il capitano governò con un polso per anni, ma i tempi sono cambiati dalla sua morte. Ora la comunità della città vogliono dire la loro. Gli assertori mantenevano l'ordine per il conto del capitano e seguono ciò che affermano fosse la sua visione della nuova Londra. Progresso, merito e regione. I nuovi londinesi e demogliacci e litigano sulla strategia di sopravvivenza, benché nessuna fazione abbia una posizione solida su problemi di stampo economico e sociale. Poi c'è chi guarda alla fazione assertori con disprezzo per il ruolo che ha ricoperto nella storia di Nuova Londra, ma rimane nell'oscurità per ora. La prima decisione verte sulla scelta di farti mantenere il ruolo di sovrintendente in base al modo in cui hai gestito la crisi di carbone. Apri la sessione e quindi mo sicuramente qua ci farà fare le leggi, ci fa decidere cosa fare, ma dobbiamo stare attenti con le scelte. Signore, dobbiamo stare attenti con le scelte. Andò bellissimo questo filmato, ce lo gustiamo e poi vi dico la mia. Questo è il consiglio. Il consiglio, quando tornerà il consiglio in futuro, sarà in grado di proporre nuove leggi da mettere al voto. È quello che vi stavo dicendo adesso. Per il momento, però, è necessario un voto speciale. La comunità di Nuova Londra devono accertarti come leader. Quindi, mo, dobbiamo mettere al voto. Funziona. Nuovi londinesi. Nuovi londinesi. Ah, ok, quindi come funziona? Allora mi devono votare. Cioè, fai doppio clic sul membro del consiglio per visualizzare il loro profilo. Londinese. Ok, quindi che devo fare, mo? No. Dove devo andare? Il consiglio dove me l'ha messo? Allora, in questo momento sfavorevole 4 persone. Vota. Facciamo votare. Voto di fiducia, vediamo un po'. A favore 22. Ragazzo, il gioco è complesso. Intanto legge approvata. 57 a favore. Buono. Ragazzo, il gioco è bello. Se vedete, c'è un consiglio, devi votare le leggi, le devono approvare con i voti a favore e sfavorevoli. Mo' noi ci hanno, diciamo, ci hanno ridato fiducia, perché per quello che abbiamo fatto dobbiamo saper gestire le cose. Però oggi, occhio, occhio ragazzi, che questo gioco, ecco perché è bello, perché è crudele anche sul fatto di votazioni, perché la gente ti può buttare fuori. Il combustibile per il futuro, quindi manterrai il titolo di sovrintendente, bene. Ti attendono molte sfide. Per aumentare le estrazioni di carbone è stato un successo, ma esauriremo presto la vena. Dobbiamo esplorare le lande ghiacciate per trovare una nuova fonte per permettere permanente di combustibile, altrimenti la città non avrà un futuro. Quindi adesso, ovviamente, noi ci hanno votato, The world ragazzi. we're in, New London, has its first steward. E quindi, ragazzi, io per il momento mi fermerei qui con la serie, quindi andiamo a fare sovrascrivi. Mi fermerei qui con questo terzo episodio dove abbiamo risolto la crisi del carbone, abbiamo fatto il consiglio, quindi abbiamo anche le leggi da fare, abbiamo anche lo studio di ricerca per l'albero delle idee, possiamo fare, ricercare tante cose. Poi dovremmo vedere un attimo di fare altri obiettivi, perché qua dobbiamo espandere intorno a noi. Ragazzi, io torno al nostro menu principale, un po' dove ci diamo il benvenuto e dove ci salutiamo sempre con le serie e tutto quanto, raga. Noi ci salutiamo qui con il terzo episodio di Frostpunk 2. Spero che questo terzo episodio vi stia cominciando a entrare, a colpire questo Frostpunk 2, ragazzi, che è un gioco veramente, veramente tanta roba di scelte crudeli, di scelte importanti, anche di scelte belle, anche di notizie belle come la bambina che è nata, scelte che ti fanno anche sorridere e ti fanno andare avanti. Abbiamo fatto il consiglio, quindi dovremmo fare anche delle leggi. Adesso le scelte che andremo a fare da adesso in poi sarà molto decisiva nel proseguo della storia. Quindi, raga,
Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel pollicione in su, tanto è gratuito, ragazzi, non vi costa nulla. Fate sti cazzo di pollicioni, che vi come, che dovete pagare, tutto gratuito. Anche iscrivervi al canale, ragazzi, tutto gratis. Mettete la campanella per non perdere mai nulla. In descrizione tutti i link, sono gratuiti, ragazzi. Noi ci becchiamo nei prossimi video e serie qui sul mio canale. Grazie mille ancora per il supporto e per la fiducia che mi state dimostrando. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.